Chiama dal Benga per parlare della vendemmia che in quest'anno particolarmente caldo è anticipata. Ci colleghiamo in diretta con Cristina Carboti che si trova in un contesto molto particolare. Buonasera. Esatto, buonasera, buonasera a tutti voi. Siamo in località Torre Pernice ad Albenga e mi trovo nella vigna più grande di tutta la Liguria, 10 ettari. Qui è iniziata oggi la vendemmia, è iniziata in anticipo, una vendemmia multietnica, fra poco scopriremo perché, ma subito qualche dato. In Liguria sono 1500 gli ettari destinati a vigneti, 34.000 gli ettolitri prodotti per un totale di circa 4 milioni e mezzo di bottiglie e questa sarà un'annata da ricordare. Lo chiediamo a Bianca Sartori, titolare dell'azienda vitivinicola che ci ospita, perché questa annata è così buona? Io credo che sarà un'annata veramente notevole, in quanto abbiamo avuto una stagione stupenda dal punto di vista climatico, c'è stato molto caldo, quindi questo ha favorito la maturazione delle uve, che è la cosa fondamentale per avere degli ottimi vini di qualità. Una vendemmia, dicevamo, multietnica in questa vigna molto antica e appunto la più grande di tutta la Liguria. Perché multietnica? Multietnica perché la nostra azienda si avvale di manodopera straniera direi da almeno 20 anni e negli ultimi anni abbiamo avuto prevalentemente manodopera indiana, anzi direi che oramai abbiamo soltanto ragazzi indiani che vengono a lavorare da noi e che stanno aumentando come comunità qui nella Fiana di Albenga. È un lavoro molto delicato perché viene fatto a mano, giusto? Sì, la qualità del vino direi che è data dalla raccolta manuale ancora delle uve, bisogna avere ovviamente grande cura durante tutto l'anno del vigneto, implica impegno tutto l'anno e direi che però dà soddisfazione nel dare un prodotto di nicchia che ci fa conoscere in tutta Italia. Quindi da quello che abbiamo capito, mi sposto un attimo, italiani non vengono a fare la vendemmia ma ci sono invece gli indiani e qui con noi c'è Singh Jernail che è il coordinatore dei braccianti che lavorano in questa azienda vitivinicola. Da quanti anni in Italia? Sono da 14 anni. Sempre in questa azienda? No, da 6 anni. Sempre da 6 anni quindi che fate la vendemmia? Sì. In India non si fa la vendemmia? No. No, non è un lavoro che è richiesto. Quanti siete qui a lavorare che provenite appunto Siamo dall'India? 14. Ripeta? Siamo 14. 14, tutti indiani? Tutti indiani, sì. E non ci sono italiani? No. È un lavoro che vi piace, che vi appassiona? Sì, mi piace vendemmia, con il lavoro dei campi, diciamo lavoro agricolo. Ecco, quindi come abbiamo visto qui ci sono alcuni rappresentanti, oggi hanno lavorato, è cominciata appunto oggi la vendemmia in anticipo, ma l'uva non è soltanto un buonissimo frutto, non è soltanto prodotto per ottenere vini deliziosi, ma l'uva dalla vigna alla tavola, oggi, anzi questa sera vediamo un piatto realizzato da Francesco Santinato, una promessa, uno chef, l'uva in cucina. Che cosa ci hai preparato? Allora, abbiamo fatto un risotto rossese con un caprino locale e un'uva di rossese sempre appassita, quindi con raccolta un po' più tardi, ecco. E quindi questo dimostra che l'uva si può usare anche in cucina con ottimi risultati. Allora, gli ultimi secondi che ci rimangono noi li dedichiamo a un brindisi virtuale. Quali sono i vini che produrrete? Pigato, vermentino, rossese dagli omonimi vitigni che stiamo coltivando, in più abbiamo anche dei passiti, passito di pigato, passito di rossese che sono delle specialità. Buona vendemmia a tutti, a voi lo studio. E noi passiamo allo sport calcio.